tipo si risgalli sindaco di Missanello. Missanello si erige su una piccola collina che sovrasta la Valle del Lagri, ha un panorama mozzafiato e degli scorci pittoreschi. La collina è piena di questa peculiarità di Missanello, che sono queste piante di ulivo portate dai monaci basiliani del 700-800, che è la pianta della Maiacca. Noi come amministrazione abbiamo puntato da subito a valorizzare questo olio extravergine di oliva di Missanello, perché pensiamo che sia il trampolino di lancio per un piccolo borgo e una piccola comunità come Missanello. Mi chiamo Vincenzo Viola, sono ormai 25 anni che mi occupo di sviluppo locale in generale, sviluppo rurale in particolare, e da 12 anni collaboro con la Regione Basilicata proprio nella programmazione, attuazione e gestione dei programmi di sviluppo rurale. La Maiatica è una varietà di olive che ha come area di vegetazione una zona molto limitata della Basilicata. In provincia di Potenza l'unico comune in cui vegeta la Maiatica è Missanello, gli altri comuni si trovano tutti nella provincia di Matera, incominciare da Ariano, Gorgogliono, Cirigliano, Stigliano, San Mauro Forte e Ferrandina, che è il paese notoriamente più conosciuto per la Maiatica. Missanello più del 10% del territorio è coltivato a olivo, in gran parte è maiatica. Tutti gli impianti plurisecolari, quelli più tradizionali, sono maiatiche, soprattutto nella zona di collina. La maiatica ha una oliva a duplice attitudine, viene utilizzata sia come oliva da mense sia come oliva da olio. Sicuramente c'è bisogno che soprattutto la valorizzazione della maiatica debba essere fatta in maniera collettiva e non individuale, perché è vero che a Missanello esistono 230 ettari di uliveti, è vero che in gran parte sono maiatica, ma è anche vero che non c'è una grossa densità di piante per ettaro, quindi significa che per valorizzare questo prodotto, tolto quello che è uso familiare, che viene consumato sul posto, il resto va indirizzato al mercato in maniera razionale, in maniera coordinata. Allora, mi chiamo Giuseppe Barretta, per passione, dopo aver fatto tutti i dovuti corsi da assaggiatore di extravergine d'oliva presso la Camera di Commercio, poi me ne sono occupato spesso per scrittura, per dei blog o per alcune guide, soprattutto in Puglia. Continuo ad assaggiare e a scriverci sopra quando capita su qualche prodotto che mi colpisce per l'eccellenza. Caratteristica comune della cultivar in particolare dovrebbe essere un'estrema dolcezza e un profumo fruttato molto molto delicato. Quello che mi ha colpito è ancora l'uso di fare quest'olio in blend, magari franto in purezza usando solo quella cultivar ci restituirebbe un olio molto delicato. L'olio è una spremuta a freddo, insomma, per cui è un prodotto naturale, tal quale dovrebbe essere usato. Io suggerisco un uso crudo dell'olio, insomma, evitare la cottura dove si può con l'olio, in maniera che conservi tutte le sue qualità organolettiche da come è stato franto.
bisognerebbe imparare nella scelta innanzitutto dell'olio. Un ragionamento molto semplice sarebbe quello: se pensiamo al costo di un operaio che sale sull'albero e lo raccoglie, il costo dell'eventuale trasporto, la frangitura, magari ormai in frantoi che si sono attrezzati con macchinari moderni per cui un certo costo, la bottiglia, il tappo, l'etichetta, il successivo trasporto, viene spontaneo chiedersi come si possono trovare oli a 2,50 euro, 3 euro, 3,50 euro. Polifenoli e tutti gli altri contenuti, che non sono pochi, dipendono anche molto dalla tecnica frantoiana, ma già dai sistemi di raccolta. Se raccolgo un'oliva matura sicuramente ne avrò un apporto inferiore, se li tengo in cassette per molto tempo iniziano fermentazioni non gradevoli, cioè il frutto stesso si rovina leggermente. Quello che suggerisco io, queste terre dove ricche di piante di olio e dove si produce un olio di qualità, innanzitutto imparare a consumare localmente. Sono Angela Sposato. Sono assaggiatrice d'olio extravergine d'oliva, scrivo per la Guida Repubblica e per la Basilicata e per la Calabria e per Solo Food Editore. Ah, mi sento di suggerire ai giovani produttori di Missanello di anticipare la raccolta, anche perché la cultivar, la vaiatica, ha una tendenza sensoriale dolciastra. Anticipando la raccolta riescono a dare un sensoriale con un amaro elegante e un piccante elegante, quindi il prodotto finale potrebbe diventare ancora più importante. A raccogliere un po' più tardi, adesso devono fare i conti con un microclima che in qualche modo sta cambiando, quindi devono assolutamente, affinché esca un prodotto eccellente, anticipare la raccolta, perché il clima, il microclima quindi è cambiato, è più umido e il prodotto ne risente. Mazzillo, guida ai ristoranti della Calabria di Repubblica. L'aspetto paesaggistico che mi ha colpito di più della Basilicata è l'aspetto naturalistico, perché è un paesaggio incontaminato ed è una cosa positiva, cioè che non presenta elementi esterni ed è naturale. La
la storia che mi è rimasta più impressa tra le aziende, diciamo, che abbiamo visitato è quella dei due ragazzi che ci hanno appunto presentato i loro prodotti, che sono dei formaggi, di cui una parte viene curata in grotta, ma mi ha colpito proprio l'entusiasmo e la professionalità che sin da giovani hanno dimostrato. Se dovessimo riassumere con un titolo l'esperienza di questi due giorni, di queste visite, io lo riassumerei con la Maiatica, un tesoro da scoprire e valorizzare, che è questa qualità di olivo particolarissima, con questo sapore dolce che non conoscevo fino ad ora e che è una caratteristica proprio di Missanello, ed è davvero un tesoro. Quindi non bisogna magari aspettare di scoprire soluzioni miracolose, prodigiose, ma semplicemente andare all'origine, scoprire le caratteristiche e tutelarle e valorizzare questa qualità di olivo che è davvero eccezionale. Sono Sergio Regore, sono un giornalista e blogger. Amo raccontare la Basilicata attraverso foto, parole e soprattutto attraverso le storie degli altri. La storia che mi colpisce di più continua a essere la storia collettiva della Basilicata, una storia fatta di tante individualità, di tante passioni, di tanti sforzi, tanti sacrifici. Fra questi, quella proprio oggi mi ha colpito è quella di Mosè. Detto Mosè, soprannominato Mosè, un po' un guru, un po' uno sciamano, un po', diciamo, un pioniere, un visionario dell'olio, della produzione dell'olio, tutto legato ad una visione futura. Ecco, la cosa che più mi ha colpito è che in un luogo così bello, autentico e antico, come diceva Carlo Levi, il futuro ha un cuore antico. Esattamente qui, nel cuore antico della Basilicata, cioè, ci sono grandi innovatori, ci sono idee di futuro possibile che non aspettano nient'altro che essere raccontate e soprattutto diventare storie collettive. Missanello è un luogo perfetto dove poter raccontare appunto la Basilicata, ma che restituisce molto, moltissimo ai lucani. La Val d'Agri non è solamente terra di petrolio, è anche terra di petrolio, ma è soprattutto terra di persone, terra di storia. Pensiamo, non so, a Sinisgalli e a Montemurro, ma soprattutto di eroi che quotidianamente lavorano
che coltivano i campi, che credono nella terra, che trovano nella terra, nella luce, la forza per poter andare avanti e per guardare con maggiore ottimismo al futuro. Ecco, il sottotitolo del Basilicato Luogo Ideale può essere proprio ottimismo e passione, che è ciò che serve maggiormente alla nostra generazione, alla generazione dei nuovi padri che si affaccia oggi nelle terre della Basilicata.